Ben ritrovati cari amici ascoltatori ad un altro dei nostri momenti di approfondimento legati al mondo della medicina. Oggi parliamo di una vera e propria istituzione qui a Roma nel mondo della diagnosi, della diagnostica. Parliamo di Artemisia Lab, ma prima vi voglio ricordare come sempre il nostro hashtag che è Storie. Mi raccomando, cercatelo sul web, sui social, mettete un bel like alle nostre pagine e condividete tutte le nostre storie perché sono davvero molto molto utili ed interessanti. Come detto, andiamo a parlare di questo laboratorio, ma credo sia riduttivo anche definirlo così, che è Artemisia Lab, e ne parliamo con Maria Stella Giorlandino. Benvenuta. Grazie, grazie tantissimo prima di tutto, perché tutto ciò che fa informazione anche a livello sociale è sempre utilissimo alla popolazione in questo momento. Quindi ho gradito tantissimo il vostro invito, perché è un momento di dare giuste indicazioni nell'ambito della medicina. Ecco la dottoressa Maria Stella Giorlandino, che è chiaramente amministratore unico e manager di Artemisia Lab. Chi meglio di lei ci può presentare questa realtà per cui pochi che magari ancora non la conoscono? La prima cosa che le chiedo, Maria Stella, è di raccontarci un po' quella che è la storia di Artemisia Lab, come nasce, come si è sviluppata e come si è evoluta nel tempo. Allora, un pochino ne sono profondamente fiera della nascita e della crescita di questa realtà che oggi nel Lazio si sviluppa con circa 23 strutture. Diciamo che è la caratteristica unica che ha la rete Artemisia Lab, che è una vera e propria struttura con un marketing, con un brand di immagine e di procedure medico-sanitarie, con flowchart clinici medici rapportabili perfettamente in ogni struttura nello stesso identico modo. È una struttura che nasce negli 80, si evolve e soprattutto si evolve da un punto di vista medico-scientifico, dove abbiamo sempre mirato alla qualità del servizio. Cioè, quello che vorrei far comprendere in un momento come questo, poi, che c'è grande confusione nella sanità, che c'è stata anche un pochino resa più difficoltosa nell'ultimo anno e mezzo di questo Covid, far capire che affidarsi a strutture serie e competenti ha realmente, per quella che è la salute di una persona, di una famiglia, di importanza fondamentale. Ecco, voi siete un centro di medicina chiaramente privata ma anche convenzionata, sì, questo è molto importante. Le strutture hanno sia un rapporto con la convenzione e sia una parte di privato, anche se in ogni caso diciamo che oramai anche in ospedale si paga, cioè tutta quella che è la parte d'aggiunta in tanti tipi di controlli è privata, che viene pagata e erogata dal cittadino. Noi tante volte non ci rendiamo conto, e faccio anche un piccolo flash di quelli che sono i costi. Lei consideri che la sanità privata, per un costo a livello nazionale dell'8%, eroga servizi al 33%. No, ma devo dire la verità, che quando si viene poi da voi, io personalmente ci sono stato più di una volta, e devo dire che è un po' come fare degli esami medici all'interno di un hotel, perché ci sono servizi d'accoglienza, servizi di ospitalità davvero di primo livello. L'aspetto dell'accoglienza, io sono un architetto e sono, per me l'architetto costruisce la bellezza, che non è solo una bellezza estetica ma è anche una bellezza di tutto ciò che riguarda il meglio del servizio che tu vuoi offrire. Ma la bellezza, a mio parere, non eroga l'idea di più costo, ma eroga perfettamente l'idea che il malato ha bisogno di accoglienza, ha bisogno di serenità emotiva, ha bisogno che chi lo riceve e lo accoglie entri in una sintonia mentale e psicologica che si affida, e affidarsi significa risolvere i problemi di salute. Dottoressa, quali sono i servizi principali che andate ad erogare all'interno di Artemisia Lab? Allora, noi facciamo tutto, ogni tipo di diagnostica e ogni tipo di percorso clinico. Gradirei, soprattutto in questo periodo, e ho piacere se qualcuno mi ascolta, e spero di poter dare un messaggio fruibile a una comprensione che logicamente chi non sta nell'ambiente medico a volte non comprende quello che viene detto. Per cui io ho dato anche dei miei riferimenti
proprio per poter fare in modo che le persone soddisfino personalmente quella che è una richiesta di conoscenza. Noi siamo una reale rete clinica diagnostica che, abbiamo ogni tipo di servizio, arriviamo a fare diagnosi certa in giornata di ogni tipo di patologia. Spiego e credo che lei mi dica se si comprende. Non so, diciamo, neo, ad esempio, quest'anno purtroppo abbiamo questo anno che non ha fatto fare prevenzione, no? E ultimamente che abbiamo ripreso, perché le persone, a parte che nelle strutture come le nostre ci sono tutti i percorsi garantiti, abbiamo messo colonne di sanificatori che puliscono l'aria e quindi non fanno in modo che il virus passi, e in ogni ambiente ci sono degli schermi protettivi. Però persone che hanno saltato il solito controllo rutinario, tanto che sappiamo perfettamente che da 500 persone al giorno che morivano di patologia a livello nazionale, oggi ne muoiono più di 2000. Quindi mi raccomando, torniamo a fare prevenzione. Io sto lottando molto anche con la Regione Lazio, ma anche a livello nazionale, per ristimolare quella che era la prevenzione, che era il cavallo di battaglia. Si parlava di prevenzione, insomma, si sono regali da noi. Faccio esempio, non voglio entrare nella diagnosi senologica, facciamo un esame molto semplice in questo periodo: controllo dei nei. Sa quanti melanomi stiamo riscontrando? Non lo voglio nemmeno sapere. Ma la cosa che le faccio presente: un melanoma preso in un determinato periodo di prevenzione diventa l'asportazione dell'area e finisce lì. Certo. Noi diamo la risposta dell'istologico e del citologico nelle 12, massimo 24 ore, il che significa che il cosiddetto one day in ogni tipo di patologia garantisce che una persona si salvi la vita. Assolutamente. Perché se io anche faccio un controllo senologico, faccio una mammografia, l'ecografia, la mammo soccorre, se serve l'ago aspirato. Ma assolutamente. Se gli danno una biopsia di un ago aspirato a distanza di un mese, può darsi che in quel mese sia un carcinoma invasivo. Certo, e noi lo diamo nelle 12 o nelle 24 ore. Certamente, questo è molto importante, dottoressa. Io metterei anche in evidenza un altro aspetto insieme alla prevenzione, che è quello della ricerca e della formazione. Guardi, e questo la ringrazio, non so come ringraziare questa trasmissione, perché so che è una trasmissione molto sentita e soprattutto molto amata da chi in un momento di difficoltà anche economica in questo periodo. Infatti noi facciamo tutti dei pacchetti ristretti, abbiamo adottato la Card Family proprio per andare incontro alle famiglie, facciamo ogni tipo, noi siamo, proprio perché parliamo di ricerca e di maggiore offerta alla popolazione. A parte che io personalmente ho lottato per poter arrivare a fare tutti quelli che sono i test Covid all'interno delle mie strutture. Cioè, faccio una parentesi, ho anche lottato perché sia giusto avere un ausilio da parte delle autorità competenti. Infatti noi abbiamo conciato, abbiamo avuto lungaggini e qui ci sarebbe da parlare molto, perché la differenza tra le regioni per me ha comportato anche un po' di confusione in questa situazione. Noi siamo gli unici che abbiamo il test del Covid PCR, lo diamo per un test particolare autorizzato dalla SPAL Lanzani negli ultimi 15 giorni, lo diamo a 4 ore. Beh, normalmente il test PCR Covid lo diamo o 12 o 24 ore. E voi quando io mi 4 sento... ore sapete diagnosticare perfettamente. Sì, è un esame particolare, quindi va montato in un certo modo, e vuol dire che chi ha un'urgenza impellente può averlo da noi nelle 4 ore. Beh, davvero straordinario. Io so che lei ha anche una Onlus sì, che ha particolarmente a cuore, sì, legata ad Artemisia. Allora, purtroppo non abbiamo molto tempo. No, però... sarò velocissima. La Onlus Artemisia, che si autofinanzia, è una Onlus che non ha mai percepito finanziamenti pubblici o da nessuno, ma io ringrazio tutti i miei medici della rete, che sono queste 23 strutture, che offrono attività gratuita, fa corsi di formazione. Siamo stati i primi a fare un corso Covid gratuito ai medici di base, l'abbiamo fatto a giugno dell'anno scorso, quando ancora non si parlava pochissimo di Covid, e ne vado molto fiera perché abbiamo avuto un incontro importantissimo all'Università Marconi
il 30 di giugno, dove abbiamo insieme all'associazione di Maria Grazia Cucinotta Vite Senza Paura affrontato una richiesta che proporremo logicamente sia al Senato che alla Camera, di poter fare una legge che garantisce l'abbattimento di tutta la modalità con cui viene trattato stalking, bullismo e mobbing. Riassumo velocemente: le donne saranno uccise, ci saranno scene di bullismo tra gli adolescenti. Noi abbiamo chiesto che per risolvere questo problema alle radici venga introdotta all'interno delle scuole una materia di educazione civica alla formazione culturale nei nostri ragazzi e nei nostri adolescenti. Beh, davvero complimenti, dottoressa. Io voglio dare ai nostri ascoltatori l'opportunità di conoscervi meglio, di conoscervi più da vicino. Il vostro sito web artemisialab.it, su Instagram lei è presente direttamente come Maria Stella Giorlandino, c'è il canale YouTube Artemisia Lab TV, su Facebook siete presenti ovviamente come Artemisia Lab, la mail mariastellagiorlandino@artemisialab.it, do anche il telefono se posso, che è il 335 81 58 679. Io ringrazio la dottoressa Maria Stella Giorlandino per essere stata nostra graditissima ospite. Io ringrazio, ti posso dare del tu? Come no, ti volentieri. Ringrazio, sei una persona sensibile, empatica, e quello che vorrei comunicare a chi ci ascolta, poter comunicare con voi vuol dire aver avuto una vittoria oggi. Grazie a tutti. Grazie davvero, e noi andiamo avanti con altre storie, mi raccomando non ci lasciate.